Per molti tifosi e non, Vincenzo Montella è considerato già ex allenatore della Fiorentina dopo le ultime parole famose di Rocco Commisso: non sono venuto qui per perdere, che come un tuono si sono abbattute sull'umore già nero di tutto l'ambiente viola e più di tutti su quello del tecnico napoletano. Domenica sera, in occasione della 16ª di A contro la capolista Inter allo Stadio Franchi, l'ultima occasione concessa a Montella per provare a ripetere i fasti passati con questa squadra, tornando sui propri passi e su quella linea tracciata tanto tempo fa per provare a intraprendere un nuovo viaggio. Impossibile non essere scettici, quasi realistici più che altro, nel definirla una missione impossibile, visti i tempi, visto quello che la Fiorentina ha fatto o non ha fatto vedere sul campo. Dunque mister Montella, con la grande responsabilità di scrivere il proprio futuro e soprattutto con una grande colpa su tutte le altre, quella di aver avuto più volte la chance di ricominciare ma di non essere mai riuscito a farcela. Potrebbero però esserci buone notizie in vista della sfida con i neroazzurri, incredibile, vorrebbe da pensare visto il trend, quella dei recuperi di Capitan Pezzella, che con tanto di maschera protettiva sarà dell'incontro, da capire se dall'inizio o meno, e del possibile rientro anticipato di Franck Ribéry, che sta facendo di tutto per bruciare i tempi ed essere in campo con l'Inter. Nelle prossime ore comunque arriverà la risposta definitiva sul francese.